vogliamo semplicemente che chi ha governato disastrosamente Regione Lombardia e l'emergenza sanitaria vada a casa chiedendo scusa ai cittadini lombardi, perché non è passato giorno senza che abbiano combinato un disastro, fatto qualche magheggio, distorto i dati, scompaginato le liste di chi si poteva vaccinare, impedito ai fragili, agli anziani di avere le vaccinazioni come era loro diritto, tant'è che, anche se non lo dice apertamente, il governo italiano è intervenuto e in parte ha commissariato la gestione delle vaccinazioni, dando delle priorità, chiudendo quello scandalo che era il portale di Regione Lombardia, costato decine di milioni di euro ai contribuenti, e mettendo a disposizione gratuitamente il portale delle poste. Ma noi vogliamo di più, vogliamo che vadano a casa chiedendo scusa. Questa è un'azione di denuncia a una regione che sta agendo in un modo veramente tremendo. Faccio tre esempi. Ieri sono stato sommerso da messaggi di persone fragili che non riuscivano a prenotare il vaccino. Inserivano i loro dati non esistevano. Chiamano il numero verde, gli dicono di rivolgersi al medico curante. Parlano col medico curante, questo gli dice: non abbiamo avuto nessuna indicazione, non sappiamo che cosa fare. I fragili. Abbiamo migliaia di ultraottantenni che non sono ancora stati vaccinati, non hanno ricevuto il messaggio e devono correre da un posto all'altro per vedere se a fine giornata avanzano delle dosi di vaccino per loro. E poi lo spettacolo ignobile ieri alla fiera degli ultra settantenni in una coda lunghissima da aspettare ore prima di essere vaccinati. Questo non è accettabile. Far cadere una giunta in questo momento può essere delicato, però ammettere gli sbagli e consentire al governo nazionale di magari fare il possibile per compensare all'inadeguatezza finora dimostrata. A casa con le nostre urla, con i nostri fischi, con le nostre pentole. Perché non se ne può più di come è stata gestita la sanità in questa regione. È stato dato troppo spazio ai privati e c'è stata una grande disorganizzazione per le vaccinazioni a partire da quelle antinfluenzali. Allora, il consiglio che vi diamo... Vuol dire a basso volume... E farete il ritmo che vi do io, facciamo...